In queste ore un asteroide gigantesco si sta avvicinando al nostro pianeta, ma non ci sono pericoli perché la distanza è ritenuta ancora di sicurezza. E Giorgio Pacifici ha intervistato un astronomo. Lo chiamano l'asteroide con la mascherina, l'enorme corpo celeste di passaggio a una distanza astronomica non così rilevante dalla Terra ma ancora di sicurezza. Perfetto per essere studiato dagli astronomi ma anche per far parlare di sé sul web. Ha una dimensione che è stata raffinata nella sua conoscenza proprio pochi giorni fa attraverso osservazioni radar di circa 2 km di diametro, quindi è senz'altro un corpo celeste importante e sappiamo anche che ruota su se stesso in circa 4 ore e qualcosa, quindi è comunque un oggetto importante ed è per questo che viene chiamato potenzialmente pericoloso, perché soddisfa semplicemente due requisiti: è più grande di circa 150 metri, che è una soglia scelta come riferimento, e si avvicina a noi entro 7,5 milioni di chilometri. Fa parte di una famiglia estesa, è partito probabilmente fra Marte e Giove, periodicamente torna a salutarci, ma nel prossimo passaggio del 2079, con una più ridotta vicinanza al nostro pianeta, potrebbe farci provare qualche timore. E continua il nostro viaggio tra le redazioni di giornali e agenzie di stampa.